Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Alan e Gianina, e oggi andiamo a vedere insieme come si preparano i pancake soufflé giapponesi, uno street food nato nei paesi asiatici, più precisamente in Giappone. Si tratta di un cibo buonissimo preparato per le strade e assaggiato passeggiando. La ricetta ormai sta facendo veramente impazzire i social, infatti sono dei pancake un po' particolari, con un'altezza che varia dai 3 ai 5 cm. Sono diventati famosi proprio per il loro aspetto, la morbidezza e la leggerezza dell'impasto. Molte pasticcerie nel mondo stanno sperimentando la loro ricetta e spesso con un largo seguito popolare. Negli ultimi anni in Giappone moltissimi pasticceri si sono sfidati tra loro per vedere chi faceva i pancake più buoni e più soffici, e anche sta rientrando nei comfort food più amati al mondo. Oggi andiamo a vedere insieme come si prepara questa morbidissima ricetta. Per prima cosa dobbiamo creare le forme per i nostri pancake, quindi prendiamo un foglio con una lunghezza di 29-30 cm, creiamo un 5 cm di altezza, lo ripieghiamo su se stesso per avere un doppio strato, poi tagliamo la carta da forno in eccesso aiutandoci con un coltello. Ed ecco qua la nostra striscia, ora la andiamo a ungere con del burro lungo tutta la lunghezza. Uniamo le due parti laterali e misurandole dovranno avere 9 cm di diametro. Infine le andiamo a fissare con dello semplice scotch nel punto dove le avevamo unite. Ed ecco qua le nostre due formine. Poi prendiamo una ciotola più capiente e ci mettiamo dentro due tuorli, 20 ml di latte fresco biologico, i semi di mezza bacca di vaniglia e mescoliamo per bene. Poi aggiungiamo 38 g di farina 00, 2 g di lievito per dolci e setacciamo per bene. Infine mescoliamo finché questi ingredienti non si saranno amalgamati. Fatto ciò li mettiamo da parte fino al momento del bisogno. Prendiamo un'altra bowl bella capiente e ci versiamo due albumi e le andiamo a montare per un minuto e mezzo. Poi aggiungiamo i nostri 28 g di zucchero in tre fasi, una volta ogni minuto. Finito di aggiungere tutto il nostro zucchero, dobbiamo aggiungere 4 g di succo di limone e continuiamo a mescolare per altri 30 secondi. Quando il nostro albume sarà montato, ne andremo ad aggiungere una piccola parte al nostro composto di tuorli. Dalla seconda volta aggiungiamo l'albume poco alla volta e lo mescoliamo piano con l'intento di non smontare l'albume. Continuiamo così finché non lo finiamo tutto. Ecco qua, cari amici, il nostro composto. Finalmente possiamo cuocere i nostri pancake. Su una padella già rovente aggiungiamo il burro, togliamo quello in eccesso con un panno scottex e con cautela adagiamo le nostre formine dei pancake. Aggiungiamo il nostro composto poco alla volta, un cucchiaio in una formina e un cucchiaio nell'altra formina. Dobbiamo arrivare a circa tre quarti dell'altezza. Aggiungiamo 3 cucchiaini di acqua nella nostra padella, poi copriamo e cuociamo per 5 minuti con la fiamma al minimo. Passati 5 minuti togliamo il coperchio e con coraggio li andiamo a girare. Tutti e due. Aggiungiamo ancora 3 cucchiaini d'acqua. Li copriamo di nuovo con il coperchio e li lasciamo a cuocere ancora per 5 minuti. Passato il tempo necessario, togliamo il nostro coperchio e con molta delicatezza andiamo a rimuovere la carta da forno. Come potete vedere, grazie al burro non facciamo nessuna fatica. E anche il secondo uguale.
Poi li ricopriamo con il coperchio e li lasciamo cuocere per altri 30 secondi. E voilà! Ecco qua a voi i nostri pancake cotti. Ma guardate come sono venuti bene i nostri pancake, ragazzi! Ammirate che goduria! Come potete vedere, al taglio sono morbidissimi, veramente meravigliosi, alti, come non mai! Sono cotti benissimo e se guardate bene ci sono anche i semi di bacca di vaniglia bourbon, veramente stratosferici, ragazzi! Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, ma prima di cominciare avevo una sorpresa per voi. Guardate che forza, che morbidosi! Adesso però è giunto il momento di mangiarli perché mi sta venendo veramente l'acquolina in bocca, ragazzi. Che morbidi! Un po' di sciroppo d'acero. Ragazzi, sono veramente buonissimi, leggeri, sembra letteralmente di mangiare una nuvola, sono morbidissimi, il burro con lo sciroppo d'acero si sposano alla perfezione, vanno ad aggiungere un gusto leggermente dolce, infine c'è la frutta che gli va a dare un pochino di acidità e tutte queste cose insieme donano al pancake un gusto fantastico, insomma una merenda pazzesca, assolutamente da provare! Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le nostre notifiche. Un po' di sciroppo d'acero. Gli va ad aggiungere una nota dolce veramente... no,